Ciao a tutti, buon Halloween! Ciao, oggi come ricetta per Halloween abbiamo preparato questi biscotti a forma di teschio, che sono dei piccoli spiritelli. Se vi interessa sapere come li abbiamo fatti, guardate la ricetta. 500 g di farina, un pizzico di sale, un uovo medio, 380 g di burro a temperatura ambiente, 240 g di zucchero, una bustina di vanillina, 240 g di farina di nocciole, noi l'abbiamo ottenuta tritando 240 g di nocciole, circa 30 g di pinoli tostati. Per fare questi biscotti iniziamo unendo le farine con lo zucchero. Io sto usando nocciole tritate molto finemente, così l'impasto verrà un po' più grasso. E unisco con la frusta a mano. Quando la farina è abbastanza amalgamata, uniamo il burro. Una volta che il nostro impasto è ben amalgamato, passiamo a sbattere l'uovo con la vanillina e il pizzico di sale. L'uovo intero. Adesso unisco questo composto di uovo, sale e vanillina al nostro impasto. Una volta che abbiamo raggiunto un impasto molto uniforme, dopo averlo lavorato a mano, creiamo un panetto e lo mettiamo nella pellicola trasparente e poi lo mettiamo a riposare in frigorifero per almeno un'oretta. Abbiamo creato un bel panetto e adesso lo mettiamo in frigorifero a riposare. Dopo aver riposato in frigorifero per più di un'ora, la nostra frolla è pronta per essere tirata. In questo caso dobbiamo farla dell'altezza di circa un centimetro. Io l'ho stesa su della carta da forno perché mi serviva un piano abbastanza grande. La sfoglia l'abbiamo stesa, adesso con un coppapasta dobbiamo ricavare dei cerchi di 6 cm di diametro, che è il diametro del coppapasta. Abbiamo ottenuto tutti i nostri dischi di pasta frolla. Adesso siamo pronti per dargli la forma di piccoli teschi, quindi li schiacciamo un po'. Con un cucchiaio di legno formiamo gli occhi. Io con un coltello di plastica, in questo caso, gli do la forma delle narici. E poi con i pinoli tostati vado a fare i denti, la dentatura. L'importante è che i pinoli siano tostati perché l'effetto sarà quello di denti molto marci, che per Halloween è perfetto. E voilà, il nostro primo teschietto è pronto.
abbiamo modellato tutti i biscotti, a qualcuno abbiamo messo anche le corna, sempre con i pinoli tostati. Siamo pronti per metterli in forno. Adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Questo è il risultato dopo circa 20-22 minuti in forno. Per renderli un po' più spaventosi ci si potrebbe mettere degli sbaffi di marmellata al lampone se vi piace, e altrimenti vanno benissimo così. Non mi resta che augurarvi buon Halloween, e se la ricetta vi è piaciuta iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi. Ciao!